in questi 30 anni sei passato un po' da due implosioni. L'implosione 37 anni, addirittura. Sei passata da un'implosione che è quella della carta stampata con la televisione e poi della televisione certo. Carta stampata con internet, quindi questa, il massimo del frullatore, se vogliamo. Questo forse frulla, è un frullatore ancora maggiore, questo frulla tantissimo, anche perché adesso per esempio con la grande importanza che viene data a Twitter è chiaro che anche, cioè lì la fonte non è che non la cerca più nemmeno il giornalista o comunque il mediatore, la fonte è se stesso, e fateci caso, il Twitter è amato soprattutto molto dai giornalisti, ma anche dai politici, sì. Perché finalmente possono dire la loro senza contraddittorio, che è la cosa a cui probabilmente mirano. Noi dovremmo essere, come si dice, i cani da guardia del potere, ora senza usare queste espressioni enfatiche, però certamente dovremmo essere in grado di contraddire gli enunciati che ci vengono dati, ma invece a volte o non siamo in grado di contraddire o si vuole comunque fare un giornalismo molto chiassoso e molto di maldicenza, gossip ecco sì, anche quando il gossip non è, perché il gossip io la penso così, quindi può essere un genere molto serio, cioè tu hai un giornale di gossip e cerchi di capire che corredo farà la regina lì, la vice regina, la principessa d'Inghilterra per la sua bambina, ma secondo me ci sta, però devi farlo ugualmente in modo rigoroso e corretto, il punto è sempre quello lì. Il punto è che invece si fa gossip scorretto là dove non si dovrebbe, e anche lì non è che nei confronti dei politici ci debbano essere dei timori reverenziali, però io capisco anche le remore di alcuni ad avere a che fare con i giornalisti, perché diventa, noi siamo strumentalizzabili, nello stesso tempo possiamo essere dannosi, e questo non va veramente bene. Devo anche dire che in tutto questo noi lavoriamo anche di più e meglio di quello che poi la fama del giornalista medio si porta dietro, e infatti mi ha commosso, devo dire la verità, quando il Papa è stato eletto, ha accolto i giornalisti, e siccome ci prendono sempre tutti a pesci in faccia, ripeto, molto spesso meritatamente, a me ha fatto molto effetto che il Papa dicesse, la ringraziasse del lavoro che i colleghi avevano fatto, e ha detto anche, avete lavorato tanto, oh, ma guarda uno che è il Papa, che riconosce che i giornalisti lavorano. Meno male, ero veramente impressionato, perché noi lavoriamo anche molto. Anche perché mi sembra che questo personaggio sia molto attento alla comunicazione. Molto, sì, deve essere un furbacchione. Esatto, infatti, è un'impressione che abbiamo avuto in molti, questo. È certo. Sì. E, appunto, quando stavi parlando di frullatore nei confronti dell'informazione, che poi porta della confusione e soprattutto nel contesto dell'utilizzo degli strumenti nuovi, appunto dei new media, in particolare Twitter, è inevitabile non parlare del secondo schermo. Innanzitutto perché tu sei un esperto di televisione, hai visto la televisione nella sua evoluzione, cioè dalla Rai, quando era aveva i suoi canali, era un monopolista, fino alla nascita delle televisioni private, poi diventate televisioni commerciali, che poi particolare la Fininvest, Mediaset, e quindi a quello che ha frullato in qualche modo anche il contesto televisivo, che, per cui la RAI si è dovuta inchinare alla maestà, sua maestà, la pubblicità. In questo senso l'entrata dei nuovi media, nella fattispecie la social TV, quindi il secondo schermo, in qualche modo sta distraendo molto il consumatore televisivo da quello che è il contenuto che sta guardando. Probabilmente, ma forse può essere un nuovo genere questo, probabilmente il contenuto sta diventando molto, molto sfilacciato, per cui molto spesso si sentono appunto i commenti in Twitter che si rifanno magari alla pettinatura del conduttore, al fatto che è stato inquadrato in un certo modo, facendo in qualche modo autogossip. Certo, no. Certo. E infatti con Twitter dà delle possibilità sconfinate a chi gradisce che si parli di se stesso. Ma il fatto che ci sia questo secondo schermo può essere, secondo me,
visto anche positivamente. Intanto, se è cambiato l'uso, se la gente legge meno i giornali di carta, certamente anche l'uso della televisione è cambiato moltissimo. Appunto, come dicevi tu giustamente, abbiamo visto la RAI passare dal monopolio all'abbattimento sulla concorrenza, all'arrivo delle televisioni tematiche e adesso è alla crisi della televisione generalista. E anche perché ci sono la televisione italiana ha nelle emittenti generaliste delle caratteristiche tutte sue, tipo la lunghezza abnorme della prima serata. In tutto il mondo un programma che cominci può essere alle 20, alle 20 e 30, alle 21 a seconda che il paese sia a nord o a sud, ma più o meno in un'ora questa prima serata ha finito. Da noi non accade mai nelle reti generaliste, quindi hanno cominciato ad andare in crisi, hanno cominciato a essere soppiantate dalle televisioni tematiche. Poi però, vuoi la crisi, vuoi i costi, noi vediamo che la televisione generalista, comunque la televisione è... Il 2012 è stato l'anno più seguito di sempre per la televisione, ha avuto molti ascolti, però mettendo tutto insieme. La crisi d'ascolti della televisione generalista è controbilanciata dal fatto che, ecco qua il secondo schermo, cioè si prendono dei pezzi della televisione generalista per l'appunto e si vedono in modo diverso, in parallelo alle televisioni tematiche che fanno i loro sport, i loro telefilm, i loro film, eccetera, ma si vedono i momenti della televisione generalista appunto a segmenti, a frammenti, che come dicevi tu prima, ci sono il pubblico si è parcellizzato, si è diviso, è molto difficile che una persona regga le 3-4 ore di televisione, di programma di prima serata. Ci devono essere gli eventi, il Festival di Sanremo, le partite della nazionale con tutti i commenti, se no si va via. Però si fruisce del segmento, di un segmento di cui magari, che magari è stato amplificato da Twitter o di cui magari hai sentito parlare al bar, e vai a vedere su YouTube, sul secondo schermo, solo quel segmento lì, cioè vai a vedere solo quello che tu vuoi vedere, senza contare il fatto che attraverso il computer può essere usato come una televisione, come una seconda televisione, come un secondo schermo, dove tu vai a cercare quello che vuoi e vai a vederti i programmi che vuoi, magari senza pubblicità e tutti d'un fiato. C'è Sky, c'è Cubo Vision, ci sono Premium, che è quello di Mediaset, che hanno dei pacchetti a pagamento, certo, ma comunque questo è intanto di pacchetto a pagamento, dove tu ti puoi scaricare tutti una serie completa di un telefilm che ti piace e te lo vedi tutto intero senza pubblicità. Perché uno dei paradossi è questo, che la mancanza di pubblicità è quella che sta mandando in crisi il sistema della comunicazione, ma il cittadino, il fruitore, cerca in tutti i modi di sfuggirla sta pubblicità, perché oggettivamente da spettatore è oggettivamente insopportabile. Certo. Infatti. C'è la pubblicità così numerosa che ti affastella i programmi, fa sì che per vedere un film devi metterci 4 ore e ci risiamo a bomba, esatto, alla prima serata. Per cui certo che non vediamo l'ora di farci un nostro palinsesto personale dove possiamo. Infatti, ma anche perché appunto il palinsesto è di fatto un prodotto commerciale, certo, cioè è il modo dove andare a infilarci, certo, la pubblicità. I veri signori delle reti, dico sempre, non sono i direttori delle medesime, ma sono i direttori commerciali, gli inserzionisti pubblicitari, sono loro che dettano, ed è uno dei motivi per i quali la TV generalista italiana ha così pochi programmi nuovi, perché gli investitori pubblicitari, soprattutto in questi tempi di crisi, non investono su un prodotto che non conoscono già. Certo, quindi possiamo pensare che il palinsesto, nella sua accezione comune, sia destinato più o meno in termini di lentezza a essere soppiantato dalle televisioni on demand, dalla televisione, dal palinsesto fatto su misura, personalizzato, e questo sicuramente comporterà anche dei grossi problemi di ridefinizione dei contenuti, dei, certo, format. Certo. Tu come vedi il futuro in questo senso? Ma può darsi che per un po' una televisione generalista comunque continui a esserci, magari dovrà essere vagamente modificata, però continuerà a esserci con l'offerta, per un'offerta generalizzata. Speriamo che non sia una televisione generalista fatta male, ecco, dove vanno a finire tutti i gossip, tutto il refugium peccatorum di altri sistemi. E poi per il resto io credo che sì, il fatto che
che ognuno potrà fabbricarsi il proprio palinsesto personale, dovrà in un clima di concorrenza costringerà a, io credo che in questo vorrei vedere il bicchiere mezzo pieno, come si dice, costringerà a spremersi le meningi, a trovare delle idee nuove per dei contenuti nuovi. Così si fa fatica, è un cane che si morde la coda, si fa fatica ad andare avanti. Quando si riuscisse a spezzare questa catena con dei contenuti che non possono non esserci, ci sono, perché i creativi di cui sopra non sono finiti, certo, con gli anni 60, 60, 70, ci sono ancora. La Rai 3 di Guglielmi dei vecchi tempi, cioè Guglielmi quando dirigeva Rai 3, il suo slogan era che voleva un'idea al giorno. Quando l'idea c'era, si provava, si testava, si facevano 3 o 4 puntate di un programma, 5 o 6, e poi si cambiava, se ne faceva un altro. Ma erano tempi, e lì c'entra la politica, c'entra l'atteggiamento della politica medesima, soprattutto nei confronti della RAI. I direttori di rete, i capi struttura, erano lì per decidere. Se decidevano di fare un programma, lo potevano fare, non c'erano molti costi, sceglievano le persone più adatte. Questo è, chiaramente tutto l'apparato si è molto caricato. Speriamo in una sua semplificazione, perché sarebbe molto utile. Sì. E la critica televisiva può dare una mano in questo senso? La critica televisiva potrebbe dare una mano se fosse letta o ascoltata. A me sembra sempre di viaggiare voce parlare di uno che deserto. Grida nel deserto, proprio perché non ti dà... hai l'impressione che, sia io, sia per il collega Grasso al Corriere della Sera, di Pollina, in questo senso ogni tanto ci... capita di incontrarci magari e abbiamo tutti la stessa sensazione, che se ne freghino. Dopodiché può darsi che, diciamo, una buona recensione anche lì di questi tempi, soprattutto grami, possa aiutare un briciolo, un'inserzione in più, faccia bouquet, ma a volte hai l'idea che una recensione interessi soltanto gli uffici stampa, perché così possono dire: guarda, anche il critico della stampa ha parlato di questo programma. Io credo che però, e spero, allora, questo problema della critica televisiva si inquadra in un problema più generale della critica in Italia. La funzione della critica è stata in questi ultimi 20 anni assolutamente accantonata per quanto riguarda la TV, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il teatro, la musica lirica, i libri, la letteratura, l'arte, l'architettura. Non si è fatta più critica, non si è relegata in ghetti, nei quotidiani, in ghetti strettissimi, e sul resto, negli altri mezzi di comunicazione, di nuovo in piccoli programmi o in riviste molto di nicchia. Ecco, questo io credo sia un impoverimento. Io spero che in un nuovo sistema paese la critica, non soltanto televisiva ma in tutti i sensi, possa di nuovo tornare a costituire la base per un dibattito sociale, non voglio dire culturale, che sembra una brutta parola, socioculturale, però allora diciamo va. Sì, anche perché è cura, è proprio quella. Così è una curation, sì, nei confronti non solo di chi produce la comunicazione, ma anche di chi la utilizza. Certo. Del resto tu hai nella tua pagina di Facebook molti, molti, molti fan che ogni volta che viene pubblicato un tuo pezzo, che non so se poi sono anche gli stessi pezzi che con cui produci la rubrica della stampa, probabilmente in qualche modo c'è una commistione. Sì, sì, sì. Quindi in qualche modo educhi il tuo pubblico a decodificare i prodotti televisivi in questo caso, ma ne usufruisci anche dei loro punti di vista. Assolutamente, io penso che i social network si possano usare anche in modo professionale. Come dicevo prima, il giornalismo non solo lo declini in tutti i mezzi, e io ho una pagina su Facebook, sono fortunata perché è molto seguita, dove trasferisco, magari modificando, gli stessi temi comunque che tratto sulla stampa quotidiana, e secondo me è un bel mezzo, perché in questo caso il social network è proficuo, perché è molto utile per me sentire come la pensano, appunto, come dicevi tu, come la pensano
gli utenti. Certo, come la pensano gli utenti, e ormai questi sistemi, perché anche prima, quando non c'erano questi mezzi, magari scrivevano, e poi prima le lettere scritte a mano, poi le lettere scritte a macchina, poi le mail, però chiaramente questo è un sistema molto più immediato. Però non so, quindi è utile magari a chi non ha tempo di andare a leggere il pezzo sulla carta, sul giornale di carta, però è utile anche a me che ascolto dei pareri che altrimenti non ascolterei e che sono spesso molto, anche molto acuti e Puntuali. arguti, sì, e Certo. stimolanti. Bene, io ti ringrazio molto. Hai Grazie a qualche te, amore. novità per quanto riguarda il tuo mondo? Stai scrivendo qualche cosa? Ma dovrei Ti stai occupando proprio. di sindacato Mi soprattutto? sto occupando di sindacato, io sono il presidente della nostra associazione di stampa regionale che si chiama Associazione Stampa Subalpina, federata FNSI, la Federazione della Stampa. Abbiamo problemi enormi con le testate grandi, piccole e medie perché tutte le aziende editoriali sono in crisi. Personalmente ho un modo di intendere il sindacato veramente di vicinanza nei confronti degli iscritti, tant'è vero che organizziamo anche delle giornate di accompagnamento al lavoro per i colleghi, abbiamo fatto una giornata sull'uso della telecamera, sulla voce, ci incontriamo per parlare dei nostri problemi, per far sentire ai colleghi che ci siamo, appunto, che il sindacato non è soltanto quello che magari negativamente protegge alcuni, cioè ha un malinteso senso della protezione o del sacrificio, quindi questo è molto importante. Poi un libro, ma si sta ventilando qualcosa per la stampa, una sorta di viaggio attraverso tutti questi anni di televisione, proprio fatto in prima persona dal critico televisivo della stampa. Potrebbe essere una strenna natalizia se ci sbrighiamo a farlo, io quello, se ci sbrighiamo a mettere per iscritto le cose, io a scriverle poi molto per iscritto. Bene, allora non ti faccio perdere ulteriore tempo, così hai il tempo per scrivere il libro e ti ringrazio Grazie, moltissimo di grazie a queste voi, parole. grazie Grazie. molte, arrivederci.